Ciao a tutte patatini e patatine, benvenuti in questo nuovo Mi Preparo Con Voi. Non sarà un Mi Preparo Con Voi incentrato sul trucco, perché come vedete è un trucco molto molto naturale. Diciamo che è il trucco che sto facendo tutti i giorni per quando mi devo sbrigare e truccare per essere decente e non un trucco elaborato come magari mi capita di fare quando devo fare qualcosa di particolare, ovviamente. Spero davvero vi piaccia lo stesso, anche se per la maggior parte Mi Preparo Con Voi li faccio per chiacchierare con voi e per stare un po' insieme, non tanto per il make up. Infatti quelli li chiamo Get Ready With Me o Make Up Tutorial. Vi lascerei questo Mi Preparo Con Voi che è già chiacchierato abbastanza e spero vi piaccia. Muah! Ehi là, come state? Come vi va la vita? Io sembra che ho una maledizione. Ogni volta che devo registrare Mi Preparo Con Voi, fuori sta per piovere o piove. C'è un tempo comunque orribile. Come sapete, registro davanti alla finestra nella camera matrimoniale. Davanti alla finestra purtroppo posso mettermi solo in questa angolazione per ricevere la luce proprio potente. Ma purtroppo i miei, le nuvole mi stanno scoraggiando oggi. Poi mi sono ricordata di avere ancora le softbox. Ho detto, senti, accendiamone una, facciamo prima. Sto per applicare la crema in questione è questa qui di Benefit, la Total Moisture Facial Cream, la giarrettina piccolina che avevo trovato dentro al calendario dell'avvento di 2 anni fa di Benefit, ed era una cosa carinissima perché ogni giorno praticamente toglievo la casellina, cioè aprivo la casellina del giorno e trovavo un regalo, una mini size di Benefit, che potevano essere degli elastici per capelli, delle mollettine, proprio delle mini size tipo creme, tutti i prodotti Benefit. Veramente un'idea super super carina. Bene, oggi voglio fare un trucco non troppo importante. Voglio utilizzare un ombretto in particolare che mi è arrivato da Neve Cosmetics, che ho scelto che ho scelto, che si chiama Unicorno. Potevo non scegliere la cialda di nome Unicorno. Il problema ora è, ho tutte queste cialde ma non ho la palette, quindi devo comprarmi una palette per tutte le cialde Neve. Comunque, questa è Unicorno. Cerco di farvi fare la messa a fuoco da questa simpaticissima videocamera, ecco qua. Questo è Unicorno, so che non rende tantissimo. Lo mettiamo da parte perché lo andremo ad utilizzare dopo. Tra l'altro mi sono dimenticata di prendere una base bianca per farlo risaltare, perfetto. Parto come sempre dalle sopracciglia. Applico il Brow Liner Gel di Inglot, questo qua è il numero 19. Non è uno di quei marroncini caldi, ma è molto molto freddo, il che è perfetto per le mie sopracciglia dal pelo molto molto freddo. Cioè, non è che ho il pelo freddo, ma ho il sottotono del pelo, colore del pelo freddo. Mi sono fatta questi capelli super sprizzi pazzi, perché ho girato un mini video per Instagram. Devo fare delle foto anche per un post del blog. Chi ha visto il video di GHD, appunto, avevo già detto che avrei fatto altri post sulla GHD, insomma, e in tutto ciò ho utilizzato la GHD Azores nuova, non so neanche come si pronuncia. Ho trovato questo metodo per fare queste onde, che tra l'altro ci ho dormito sopra, quindi si sono anche un po' arruffate, però vi assicuro che erano molto flawless ieri, erano proprio beachy waves. E questo metodo che non avevo mai provato, se volete andare a vedere di che cosa sto parlando, nell'info box trovate i link al mio blog, eccetera eccetera. Non lo cago mai, ma quando lo cago mi impegno molto e mi piace tanto starci dietro. Purtroppo non ho il tempo, perché mi piace un sacco il blog, mi piace un sacco scrivere e soprattutto scattare le foto e allegarle alla scrittura, ecco, insomma. Tra l'altro, con questo taglio, con questi capelli corti, io adoro farmi questo look sbarazzino, un po' con i capelli messi. Mi sto facendo le sopracciglia a culo proprio, perché ho lo specchio lontanissimo e non vedo una mazza. Siccome non sto utilizzando basi pesanti, proprio perché non devo far niente di che, come vi ho fatto vedere nel video della Marc Jacobs, il fondotinta perfetto, preferito, top dell'anno, non lo vado a utilizzare sempre, proprio perché è molto pesante come coprenza e non mi interessa a me se devo uscire il pomeriggio così, tanto per coprire chissà cosa, ecco. Quindi non vado ad utilizzarlo, vado ad utilizzare del correttore e il fondotinta, quello compatto, minerale di Neve. Adesso sto applicando il Paint Pot di MAC nella tonalità Soft Ochre. E come sempre quando giro dei video, Andrea mi chiama. Adesso vado ad applicare il correttore e utilizzo questa palette di NYX, la Conceal Correct Contour della tonalità 01, sì, perché ci sono diverse tonalità, e questa qua è la più chiara. A proposito di NYX, era andata all'apertura al centro commerciale di Arese, che è veramente favoloso. Mi è sembrato di trovare questo store un po' più grande rispetto agli altri, e da una parte meglio, perché almeno uno riesce anche a camminare
decentemente, che ogni volta quando c'è la ressa devi camminare tipo dottor Zoidberg, no? Comunque, niente, il centro commerciale è una bomba, a me è piaciuto un sacco. E ci sono andata proprio all'inaugurazione con la mia mamma e mi è piaciuto veramente tantissimo e soprattutto non vedevo l'ora di andare da Primark, che tutti quanti parlavano di sto Primark, io non c'ero mai stata. Che dire, mi è piaciuto un sacco, veramente, veramente bello e ho trovato un sacco di cosine sfiziose, però veramente a poco, cioè i prezzi sono assurdi. L'unica cosa che ho visto è che il negozio è stato strutturato in maniera, secondo me, sbagliata, perché hanno dato tanto spazio alla sezione uomo e bambini, che nulla togliere agli uomini e ai bambini, poveretti, però per la maggior parte in questi posti comunque ci vanno le donne, ci vanno. Sì, ci vanno le donne, cioè nel senso gli uomini ce n'erano infatti pochissime che compravano da Primark o le mamme per i bambini erano veramente poche in quella sezione lì. Però c'è anche da dire che finalmente è un negozio che dà spazio anche da una parte ai bambini e agli uomini, che poveretti ogni volta che si esce sti qua si ritrovano un buco, un angolino, tipo sì, ok, tu vai a vedere le tue cose, e la donna un intero centro commerciale, quello è anche vero. Però Primark no, Primark devi fare solo donna, cioè siamo egoisti questa volta. Secondo me dovevano proprio, cioè, strafare, fare proprio per le donne. Infatti purtroppo nella parte sotto non ho trovato granché di scelta, non so come siano gli altri store, non so come sia normalmente Primark, se c'è più scelta. Comunque io non ho visto granché di cose da vestirmi, c'erano tante cose sfiziose ma... Cioè, secondo me ci sono più cose, non lo so, per quanto ne ho sentito parlare mi sembrava veramente un po' povero. Spero che capiranno che dovranno allargare un po' di più, magari togliere un po' di accessori e mettere più vestiti, perché di vestiti veramente c'era tanto spazio per i vestiti da workout, quindi da ginnastica, da queste cose qui che... Cioè, non tutti fanno workout, cioè c'è anche a chi piace la panza, c'è anche a chi piace magnare. No, vabbè, scherzo, però io adoro mettermi le cose sportive, tra parentesi, stavo scherzando. Vado a mettere il Flat Perfection con movimenti circolari. Passo agli occhi, estendo, faccio questo mix di Plastic e Chocoholic di Neve Cosmetics, queste due colorazioni qui. E vado a stendere nella piega creando un colore di transizione. Per poi andare ad utilizzare Black Sheep, che è questo nero nero nero. Poi utilizzerò Unicorno e sotto l'arcata per illuminare, anche un po' come illuminante perché è veramente favoloso. E Toile, che è stupendo, veramente stupendo. Like plastic, it's fantastic. Come on Barbie, let's go Barbie. Ok, basta. Adesso applico la Two Timer, che è questo duo di eyeliner da una parte e Kajal dall'altra, e applicherò proprio la Kajal. Poi l'andrò a sfumare con Black Sheep di neve. In tutto ciò, qua fuori, dove abito io, c'è una ragazzina di nome Alessia, che abita qua nel mio palazzo. Nel mio palazzo! Vabbè, dove abito anch'io. Ogni volta che l'Angela, mia cognata, rimaniamo a parlare, perché magari gioca anche con Isa, mia nipote, stanno tutti fuori a giocare i bambini qui, che sta ragazza tipo va sullo skate. Poi ha imparato ad andare, perché suo padre mi ha detto che va in skate, ha imparato ad andare quello con solo due ruote, quindi devi continuare a fare così con i piedi e vai. Cioè, una cosa tipo che sembra una cagata guardarla, ieri ero così, ero... Poi gli faccio, no, fammi provare. Ok, non ho messo neanche il piede sopra, che già ho fatto così. Ho cominciato a tremare, ho detto, no, ok, non ce la faccio, stabilità zero, non ci provo neanche. Però è veramente brava. È proprio vero, una volta che smetti di andare in skate, cioè, secondo me, la paura diventa talmente tanta che non ti fa proprio più far niente. Un ragazzino è già meno impaurito rispetto a un'adulta, no? Perché comunque, vuoi non vuoi, cresci, le paure aumentano, diventano più forti, più grandi, e quindi... È sempre difficile. Adesso applico Unicorno con un pennello a lingua di gatto, in modo che comunque non vado a polverizzare troppo il colore. Avrei dovuto metterci una base bianca perché secondo me infatti non si vede una mazza. No, non rende. Niente, non rende purtroppo. Devo mettere la base bianca. Vabbè, proverò con una base bianca, secondo me è l'ideale, con tipo la Jumbo Eye Pencil Mix, che è proprio cremosa la Milk. Mi spiace un sacco, peccato. Vabbè, vado ad applicare Etoile sotto l'arcata sopraccigliare, come vi dicevo. Etoile invece è molto molto bello, perché non so se riuscirete poi, cioè è stupendo veramente.
Vabbè, perché vi ho parlato della ragazza che abita qua? Perché ieri appunto mi ha fatto provare e oggi gli ho detto che avrei provato ancora. Tra l'altro ieri ho provato con ciabatte in mocassini, non mi insultate. Praticamente avevo ordinato da un sito sti cavolo di mocassini pelosi. Non so se vi ricordate, se avete visto gli haul di quest'inverno, che anche lì mi ero giustificata chiedendovi scusa dell'orrore che vi stavo per far vedere. Avevo ordinate così, tanto per, ho detto proviamo a ordinarle. Però devo dire che le utilizzo a casa tantissimo perché sono molto calde, comode e orribili, quindi le utilizzo a casa. Ieri ero lì che provavo ad andare in skate con i pantaloni del pigiama, i capelli tutti arruffati, il giacchettino della nonna, quindi veramente sembravo nonna Belarda versione skater. No, facevo ridere veramente. Infatti gli faccio, vabbè, domani mi vesto meglio e proviamo. Solo che sta per arrivare il diluvio universale e mi sa che non faccio in tempo neanche a mettere il piede sopra la tavola che inizia a piovere. Volevo applicare le ciglia finte, ma non ho voglia. Lascio così tranquillamente. Ve l'ho detto, era solo per chiacchierare. Mi andava di chiacchierare con voi e raccontarvi queste quattro cose, quindi. Ah, me non è un trucco particolare, non fate caso al trucco, non datemi retta. Adesso applico la Contour Compact di Motives. Leggero highlighting con Mary Lumanizer sulla punta del nasino, qua sugli zigomi. E poi applico come rossetto questo qui di Milani, che è il mio preferito, uno dei miei preferiti. Gloria, c'hai la rossettite. Io ho la rossettite, la blushite, la palettite, ho tutto praticamente, sono una malata di make-up. Comunque questo qua è il numero 61 della linea matte, si chiama Naked. È veramente molto molto bello. C'è stato un periodo in cui l'ho utilizzato tantissimo, infatti non so se ve lo ricordate, lo utilizzavo tanto questo qui. E niente, lo vado a stendere. Ho un occhio, tipo quest'occhio qui, che ha una palpebra diversa dall'altra, cioè ha la palpebra proprio che si piega in due volte, questa si piega una volta, infatti mi lascio l'occhio abbastanza libero per poter mettere l'eyeliner tranquillamente senza che mi chiude l'occhio, mi chiude lo sguardo, mentre da questa parte la palpebra o la tengo alzata o tengo alzato l'occhio, devo stare io perennemente così che sembra che snobbo la gente, poi ovviamente parlando mi si rilassa e quindi ho questa palpebra che fa due pieghe e facendo due pieghe mi chiude l'occhio, quindi quando metto l'eyeliner ho questo eyeliner perfetto che si vede qua che viene mangiato dalla palpebra, quindi mi fa l'occhio così ed è una cosa orribile, è una cosa che ho preso da mio padre perché mio padre aveva le palpebre molto pesanti, la palpebra calante, come si dice? La palpebra rilassata che gli andava davanti. Neanche quando faccio la figa davanti ai tutorial devo stare con l'occhio tirato, altrimenti sembrano diversi, sembra che mi sono truccata male, ma in realtà è colpa della palpebra. Niente, tutto ciò per dirvi che sto facendo questo trucco proprio perché l'eyeliner sfumato è meno netto e quindi con un problema simile. Anche per chi magari può avere un problema simile al mio con la palpebra rilassata, che copre molto gran parte della palpebra mobile, potete utilizzare questa tecnica per dare sì profondità all'occhio, magari un po' più fine l'eyeliner, però sfumandolo date quello sguardo un po' più soft e meno netto del solito eyeliner, anziché magari darvi profondità, vi dà a dare piattume all'occhio, come dire, vi fa uno sguardo davvero piatto e brutto. E quindi niente, questo è quanto. In tutto ciò non ho steso il blush e lo vado a stendere adesso. Questo qui è l'Afterglow di Urban Decay nella colorazione Rapture. E sì, Gloria, ce la puoi fare, cioè. Gloria che si dimentica di stendere le cose, vabbè. Ma tanto non ne metto tanto, quindi è come prima il risultato. Cambia poco, veramente poco. Però in effetti mancava perché dava quel tocco in più. Bene, adesso sono a posto, sono pronta, vi posso salutare. Spero che questo mi preparo con voi vi abbiate molto compagnia. Già durerà tantissimo perché ho visto da quanto sto registrando, è meglio che mi fermo qui. Vi riservo un po' di cose per i prossimi video. Spero che vi sia piaciuto. Io e le mie tartarughe ninja vi salutiamo. Ci vediamo al prossimo video. Vi mando un mega bacione, un mega abbraccione cicciottoso. E ciao, alla prossima.